Siamo in compagnia di Matteo Potassi, laterale sinistro del Bra. Riparliamo un attimo del match con il Dertone, primo turno di Coppa Italia, vinto per 2-1, dove hai firmato il momentaneo pareggio, una vittoria che vi ha dato ovviamente il passaggio ai 32esimi, ma soprattutto grande fiducia. Beh, assolutamente sì, era la nostra prima partita stagionale, ci tenevamo a fare bene anche perché giocavamo in casa davanti al nostro pubblico, giocavamo comunque contro un avversario di una caratura importante, sapevamo di affrontare una partita difficile e nonostante insomma i primi minuti in cui abbiamo dovuto prendere le misure, ci ha messo anche in difficoltà il Dertona, siamo riusciti bene, sono contento di aver contribuito alla vittoria della squadra e di aver passato il turno. Poi sicuramente vincere aiuta a vincere, quindi ci teniamo ad andare avanti nella competizione e speriamo di riportare questo atteggiamento e questi risultati chiaramente anche in campionato. Lì in mezzo all'area ci hai messo lo zampino, poi ti avevi subito alzare il braccio e esultare, sintomo che avevi toccato comunque la palla. Quanto è importante anche il fatto di poter dare il tuo contributo in avanti, perché comunque quando lo fai bene. Beh, ma perché in situazioni così diciamo che quello più attivo si prende il gol, quindi sapevo di averla toccata, ma scherzi a parte, sicuramente dare una mano in fase realizzativa è uno di quegli obiettivi che mi sono prefissato anche quest'anno per cercare di dare il mio contributo alla squadra, così come io penso tutti, penso che il bene della squadra è cercare di mettersi a disposizione del mister e della squadra sia la cosa più importante, quindi chiaramente se quello che necessita in questo momento sono disposto a farlo e vediamo di riportarlo anche per le prossime partite. Senti, non per farti sedere troppo sugli allori, però è giusto anche questa intervista per sottolineare la tua prestazione, perché poi da un tuo guizzo è nato poi il fallo da rigore che poi è valso il 2-1, quindi ci hai messo lo zampino anche lì, Matteo. Beh, mi fa piacere, però ripeto, penso che ognuno di noi cerca di dare il massimo per il bene della squadra. Oggi è toccato a me, domani sicuramente toccherà a qualche mio compagno, ma l'importante è che il Bra cerca sempre di trovare tutti i modi per vincere la partita. Parentesi simpatica, hai scelto il numero stagionale che è il numero 10, che non è un numero come gli altri. In tanti me lo stanno dicendo, secondo me fa parte del mio percorso, è comunque un numero che per molti reputano importante, secondo me è una sfida che ho voluto prendere quest'anno, sono contento e per ora sta portando bene, speriamo nel futuro che possa continuare così. Faccio un ulteriore passo indietro. Com'è stato il mese di lavoro che avete fatto di pre-season, tra sedute, tra i test match? Come avete lavorato? Beh, siamo partiti il 30, il 31 luglio, quindi comunque c'è stato un mese di preparazione, un mese molto caldo, secondo me come agosto, e ci siamo messi subito sotto ad allenare, è un gruppo che presenta molti componenti nuovi, alcuni arrivavamo dall'anno scorso, ma sapevamo che abbiamo dovuto metterci a disposizione di tutti per cercare di farli integrare nel miglior modo possibile. Chiaramente le prime settimane sono stati carichi abbondanti di lavoro, soprattutto di corsa con il prof. Sapevamo che magari anche le prime uscite stagionali non avevamo quella gamba, quella brillantezza che possiamo avere oggi ed è normale che magari nelle prime amichevoli non eravamo brillanti come lo siamo oggi, però penso che da lì si sia forgiato l'atteggiamento che ci contraddistingue oggi, quindi sono tappe del percorso, abbiamo lavorato bene, siamo pronti per questo campionato e adesso domenica si inizia a fare sul serio. Si inizia a fare sul serio domenica, dove qui, in un altro debutto casalingo, ospiterete il Città di Varese. Che partita pensi che sarà, ma soprattutto che partita ti immagini? Penso che sarà una partita difficile, tosta, come affrontare qualsiasi squadra del nostro campionato. In più, il Città di Varese comunque ha una storia, è una bella zona importante per questa categoria, quindi sicuramente cercheranno di venire qua con uno spirito battagliero, cercando di difendere la propria maglia, così come noi faremo con la nostra. Cercheremo di dare il 100%, già da oggi prepareremo la partita con il mister, cercheremo di riportare domenica quello che prepariamo in questi giorni e poi chiaramente il nostro obiettivo è vincere, ce la metteremo tutta e speriamo poi alla fine al triplice fischio di aver portato qualcosa a casa. Un ultimo aspetto, perché curiosamente il calendario si è conosciuto soltanto lunedì, ti sei fatto un'idea, gli hai dato un'occhiata, tu come vedi, insomma, queste prime giornate, perché ovviamente per quel che vi riguarda? Beh, l'ho visto sicuramente, ci aspetta un inizio di campionato molto difficile perché abbiamo appena parlato della Città di Varese che viene qua domenica, poi andremo la seconda a Ticino, un'altra secondo me corazzata che cercherà di fare bene il campionato lottando per le prime posizioni, poi abbiamo Livorno, Fezzano, Sanremo nelle prime 5 che sono tre squadre liguri, secondo me molto ostiche da affrontare, quindi
ci aspettano queste prime 5 partite veramente difficili, dobbiamo metterci sotto, pensare che siano battaglie da giocare fino alla fine in cui un singolo episodio può fare la differenza. Quindi ci prepareremo, però adesso è importante pensare partita dopo partita. La prima è domenica, cercheremo di conquistare i 3 punti e poi penseremo alla prossima.